Sono Pablo Girolami, direttore artistico di Ivona e coreografo di Mambusa per questa edizione di Kilowatt versione estesa. Mambusa versione estesa perché ha cominciato l'anno scorso con una versione di 7 minuti, che poi andando in avanti l'abbiamo lavorato per svilupparlo fino a 15 minuti e adesso siamo arrivati a 35 minuti. L'idea di Mambusa, diciamo che è una doppia drammaturgia. In un lato è un viaggio alla scoperta di sé, ma soprattutto alla scoperta dei propri origini, del proprio istinto. Io dentro il pezzo agisco come un invitatore che dà la voglia e la confidenza a Giacomo, l'altro ballerino del pezzo, così che lui possa accettare la circostanza che viviamo adesso per scoprire il suo istinto. L'altro lato della drammaturgia è il corteggiamento animale. Diciamo che da 2 o 3 anni adesso sto lavorando per sviluppare un linguaggio coreografico ispirato del mondo animale. Quello che mi interessa soprattutto, come l'ho detto prima, è il corteggiamento, perché trovo che la bellezza di questi animali, soprattutto gli uccelli, con questi colori piumaggi pazzeschi, quasi architetturale a volte, mi danno un senso pure di bellezza. Proprio io penso che non siamo noi l'umano a aver inventato l'arte o la danza in più particolare. Penso veramente che questa forma di arte nasce dagli animali e nasce giustamente da queste conversazioni di seduzione, come creare i più bei angoli, i più bei colori con il proprio corpo. Per sedurre la potenziale partner.